Beh. Approvato? Mm-hmm. Come lo diciamo a qualcuno che non ha mai assaggiato questa cosa? Beh, provatelo. Sì? Mm-hmm. Mi ricordo ancora la prima volta che ho mangiato quel dal in India, in un ashram, a base di cocco. Che ricordi? Mai mangiato una cosa del genere? E da allora cerco di continuare a farlo il più vicino possibile a come me l'hanno insegnato lì. E ti dà un amore dell'anima e vorrei oggi condividerlo con te perché è una delle ricette preferite, mie preferite dell'estate. Puoi usare il cocco fresco, molto meglio, se non ce l'hai anche la scatola va bene. Iniziamo subito. Soprattutto in estate il cocco è meraviglioso perché è esattamente quello che il nostro corpo ha bisogno, è ricco di sali minerali e è di natura rinfrescante, quindi il nostro corpo ci dice grazie che me ne hai dato un po'. E questo in realtà è il ciclo della natura, se ci pensi in India cocco ce ne sono che piovono dagli alberi. Proprio perché lì c'è questo clima umido e molto molto caldo. Quindi anche noi prendiamo beneficio da questo meraviglioso frutto. Ora pesiamo il riso che sarà il contorno del nostro piatto. Ne ho preso 150 grammi per 2-3 persone. Copro con acqua e lo lascio almeno 30 minuti in ammollo. Poi prendo uno zenzero e posso scegliere se grattugiarlo oppure, come ho fatto io, lo tagli sottile sottile. Dopodiché prendiamo una cipolla e anche questa la tagliamo a mezzaluna. Manca solo l'aglio. In questo caso io, invece di tritarlo, ho deciso solo di schiacciarlo, così non sarà troppo intenso. Peperoncino. E metto tutto, zenzero, aglio, peperoncino, insieme, che poi andrà aggiunto in padella. Scaldo ora 2 cucchiai di olio di cocco nella mia padella. Ci metto 2 cucchiaini di semi di cumino. Queste sono foglie di curry, molto importanti nella cucina indiana, quindi se ti piace la cucina etnica ti consiglio di comprarle, daranno un gusto unico ai tuoi piatti. Ora che hanno cominciato a scoppiettare i semi e le foglie, aggiungiamo la cipolla. Lo lasciamo dorare, non deve bruciarsi, questo è molto importante. Ora aggiungiamo il nostro zenzero con l'aglio e il peperoncino e i nostri fagioli mung. Questi io li ho germogliati 2 giorni, molto molto semplice farlo. E rendono ancora di più per la loro energia che sprigionano una volta attivati. Se non li hai, puoi usare delle lenticchie rosse o anche dei semplici ceci. Li lascio rosolare un attimo e poi sfumo con dell'acqua. Intanto ho filtrato l'acqua del cocco. Ho messo un po' di cocco grattugiato in una ciotolina con un po' di curcuma, mezzo cucchiaino all'incirca, e l'acqua di cocco. Vado a frullare questo composto che renderà cremoso il mio dal. A questo punto lo aggiungo nella mia padella, aggiungiamo anche un pizzico di sale e questo lo lasciamo andare 10 minuti coperto. È ora di fare il riso, lo scolo dall'acqua, lo sciacquo e metto in un pentolino. Metto il doppio di peso dell'acqua, un po' di sale. E io ho deciso di fare un riso al limone, quindi taglia delle fettine sottili di un limone biologico. Copri e lascia andare per 10 minuti. Ora con questo cetriolo faccio quel che si chiama raita, o una specie di insalata fresca indiana. Qua ho usato il cetriolo, ma puoi usare anche del pomodoro se vuoi. Ci ho messo un po' di yogurt intero e semplicemente olio d'oliva e un pizzico di sale. Per finire ho messo della menta fresca. Anche il riso, quando sarà pronto, lo finisco con delle foglioline fresche. Ci siamo, il nostro dal è pronto. Ora ci metto ancora un po' di cocco grattugiato sopra. Dovreste sentire che profumo che c'è. L'ho lasciato qualche minuto anche riposare, così tutti i sapori si sono amalgamati per bene.
Bene, abbiamo quasi finito. Spruzzata di limone soprattutto. Questa è una piadina indiana con le patate dentro. Prossima volta impariamo a fare anche queste. Vicky, è pronto? Abbiamo fatto indiano oggi, vieni a assaggiare. Qui bisogna mangiare con le mani, ragazzi. Freschissimo, ma soprattutto il cocco. È una ricetta che non smette mai di stupirmi.